pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo evento organizzato dal nostro movimento delle Agende Rosse. Grazie per essere con noi, grazie ai tecnici, alla regia, al coordinamento tecnico, quindi a Patricia Ferreira e Guido Di Gennaro, che sono coordinatori del gruppo Agostino Catalano Maremma. Grazie anche ad Angelo Garavaglia Fragetta, componente del direttivo Agende Rosse, insieme a Marco Bertelli che interverrà successivamente. Vi presento anche Giorgia Oppo, che è la coordinatrice del gruppo Emanuela Loi Sardegna, anche lei componente insieme anche alla sottoscritta del direttivo e che modererà insieme a me questo incontro. Vi presento i nostri ospiti, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito a condividere con noi questa giornata. Oltre al nostro capitano Salvatore Borsellino, ringraziamo e presentiamo il dottor Giovanni Spinosa, presidente del Tribunale di Ancona. Il dottor Spinosa è stato per circa 20 anni occupato presso gli uffici giudiziari bolognesi, è stato presidente della sezione penale del Tribunale di Paola in provincia di Cosenza e poi anche presidente del Tribunale di Teramo. Si è occupato da giudice istruttore, come giudice istruttore prima e pubblico ministero poi, delle indagini sui sequestri di persona ad opera dell'anonima sarda in Emilia-Romagna negli anni Ottanta. Nelle stesse vesti ha anche collaborato con l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo per alcune indagini su associazioni mafiose legate ai corleonesi, sempre nel territorio dell'Emilia-Romagna negli anni Ottanta. Poi si è occupato anche di indagini sulla Stidda, sull'Andrangheta e è stato titolare anche delle indagini sui crimini della Uno Bianca che hanno interessato l'Emilia-Romagna tra il 1987 e il 1994. A questo proposito ha scritto nel 2012 il libro L'Italia della Uno Bianca e nel 2018 ha pubblicato insieme a tutti gli altri relatori di questo convegno il libro La Repubblica delle Stragi. Ringraziamo anche l'avvocato Fabio Repici, che è avvocato di tante famiglie di vittime di mafia, tra le quali ricordiamo Graziella Campagna, Beppe Alfano, Antonino Agostino, Bruno Caccia, Attilio Manca. È il legale di Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, e dei sei figli di Adele Borsellino, la sorella del magistrato ucciso in via D'Amelio il 19 luglio 92. Nonché è il legale della famiglia di Adolfo Parmaliana, delle famiglie Penna e Cimminisi, nonché legale di Carmelo Bisognano, il primo collaboratore di giustizia di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Salutiamo e ringraziamo anche Stefano Mormile, che è funzionario presso il Ministero della Giustizia, è fratello di Umberto Mormile, un educatore carcerario ucciso nel 1990, di cui oggi racconteremo la storia. Oggi vogliamo aprire questo convegno, questo incontro, ovviamente essendo il 23 maggio, ricordando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie, la dottoressa Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, che con i due magistrati persero la vita nella strage di Capaci. Ma vogliamo anche mandare il nostro saluto e un forte abbraccio a coloro che fortunatamente quel giorno riuscirono a sopravvivere alla strage, quindi a Giuseppe Costanza, l'autista del magistrato, nonché ai tre agenti di scorte, poliziotti Angelo Corbo, Gaspare Cervello e Paolo Capuzza. Ora introduciamo il nostro convegno mostrandovi un breve video con degli interventi del dottor Falcone. Dottor Falcone, ora una domanda, se mi consente, di carattere personale. Lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia, considerato dalle cosche un pochino il simbolo di questo stato da combattere, da colpire. Lei vive in sostanza blindato, ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No, mai. Occorre rendersi conto che questo che facciamo non è una lotta personale fra noi e la mafia. Ecco, se si capisse questo, che questo deve essere un impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti nei confronti di un fenomeno che è indegno di un paese civile, ecco, se si capisse questo, e allora certamente le cose andrebbero molto meglio di quello che è per adesso.
Lei ebbe a dire, subito dopo la scoperta dell'ordigno alla Daura, che quel tentativo sventato era certamente opera frutto di menti finissime. A chi alludeva? Ah, guardi, io sono abituato a parlare sulla base di prove concrete e fatti precisi, tutte quelle che sono valutazioni personali, tutte quelle che sono ipotesi di lavoro, fino a quando non riesco a esplicitarle, preferisco tenermele per me. Lui parlò in un'intervista di menti raffinatissime e si riferiva sostanzialmente a quella mistura di mafia e apparati dello Stato che non è una cosa rara nella storia recente della mafia siciliana. Ci sono diverse vicende in cui questo innaturale connubio tra apparati dello Stato e mafia risulta in tutta la sua evidenza. 19 giorni dopo il fallito attentato alla Daura, il 21 giugno dell'89, il dottor Falcone ebbe a rilasciare una dichiarazione al giornalista Saverio Lodato in questi termini. Ci troviamo di fronte a menti raffinatissime che cercano di orientare certe azioni della mafia. Esistono forse punti di collegamento tra i vertici di Cosa Nostra e centri occulti di potere che hanno altri interessi. Ho l'impressione che sia questo lo scenario più attendibile se si vogliono capire davvero le ragioni che hanno spinto qualcuno ad assassinarmi. Ebbene, noi pensiamo che il modo migliore per ricordare e per onorare chi ha perso la vita nella lotta alla mafia sia proprio quello di continuarne le battaglie e tenere alta l'attenzione su dei temi che magari sono spinosi, sono poco conosciuti, ma sono molto importanti. Ecco perché oggi parleremo di questi temi, della centralità del mondo carcerario, dell'importanza del carcere duro, cosiddetto 41 bis, e soprattutto anche dell'eventuale esistenza di menti raffinatissime che anche oggi governano il carcere come un centro di potere occulto. Per poter introdurre quelli che saranno i temi di questo convegno è doveroso fare una breve excursus per rendere un po' più chiaro l'ambito nel quale ci muoviamo. E quindi partiamo ricordando che nel 1991 viene approvato dal Parlamento un decreto legge che rientrava in un pacchetto più generale di una legislazione antimafia suggerita proprio e spinta dal dottor Falcone quando era agli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale autorizzava formalmente i servizi segreti, quindi i servizi di sicurezza, a svolgere un'attività informativa in funzione preventiva al fine di evitare ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali che potessero minacciare le istituzioni. Quindi una funzione preventiva nell'interesse a tutela dello Stato. Nel 1992, subito dopo la strage di Capaci, con un decreto legge di giugno 92, venne esteso anche ai boss mafiosi il regime cosiddetto di carcere duro previsto dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Anche questa era stata un'intuizione, come vedremo poi in seguito, del dottor Falcone. Questo regime carcerario venne prorogato di 3 anni in 3 anni e in occasione della scadenza di fine anno 2002 si è acceso in Italia, nel mondo politico e non solo, un fortissimo dibattito appunto su questo regime di carcere duro che coinvolse anche il mondo carcerario. Tant'è che i boss di primo piano tipo Pietro Aglieri e anche Leo Luca Bagarella chiesero espressamente, palesemente, in diverse sedi, in diverse occasioni, delle soluzioni concrete e migliorative di questo regime di carcere duro e in generale una sua riconsiderazione. Ci furono addirittura striscioni affissi negli stadi e proprio delle anche accuse palesi da parte di altri boss di primo piano, quali Graviano e Madonia, a parlamentari, avvocati parlamentari, che secondo loro erano traditori in quanto dopo l'elezione avevano cambiato la loro idea sul carcere duro e non avevano fatto nulla per ammorbidirlo. Questa essendo la situazione, nel dicembre 2002 venne approvata una legge che rese stabile questo regime di carcere duro.
Verso la fine del 2014, delle fonti di stampa resero note alcune notizie. E che cosa dissero i giornali? Dissero che ai primi degli anni 2000 l'attività dei servizi segreti, soprattutto per quanto riguardava l'ambito carcerario e la materia della criminalità organizzata, si era svolta in maniera irregolare, al di fuori di ogni controllo, anche di quello della magistratura. Queste notizie portarono all'apertura di alcune inchieste, sia da parte del COPASIR, il Comitato di Vigilanza sulle Attività dei Servizi Segreti, sia da parte della Commissione Parlamentare Antimafia, allora presieduta dall'onorevole Bindi. Che cosa era successo? Era successo che intorno al 2002-2003 il SISDE, quindi il Servizio Segreto Civile, aveva iniziato a stringere rapporti più stretti con il DAP, quindi con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al fine dichiarato di acquisire delle informazioni generali per verificare quelle che erano un po' le strategie delle organizzazioni criminali. Quindi doveva essere un'attività informativa che però ben presto sarebbe divenuta ben altro. Nel 2003-2004, in effetti, prese il via quella che fu denominata poi Operazione Farfalla o Protocollo Farfalla, quindi un accordo tra DAP e servizi di sicurezza per raccogliere all'interno delle carceri, da parte di detenuti, mafiosi e non solo, alcune informazioni. Questi detenuti avrebbero ricevuto in cambio degli aiuti economici da parte del servizio per sé o per i propri familiari, in cambio di queste informazioni che sarebbero state raccolte dal direttore del DAP e comunicate ai servizi segreti. Nel 2005-2006 ci fu un'altra operazione denominata Operazione Rientro. Intervenne nel frattempo, nel 2007, una legge che andò a puntualizzare, a disciplinare in modo un po' più rigoroso quelli che erano i poteri, le prerogative e le possibilità per i servizi segreti di stringere rapporti e convenzioni con le pubbliche amministrazioni. E poi negli anni dal 2008 al 2013 ci fu, con delle pause e delle riprese, un'altra operazione legata alla vicenda Flamia. Che cosa successe quindi nel 2014, quando vennero aperte queste inchieste? In sede di audizione da parte della Commissione parlamentare antimafia, alcune delle persone audite dichiararono che nel 2010 i servizi AISI e il DAP avevano formalizzato un accordo, la cosiddetta convenzione, per ottenere appunto queste informazioni al fine di, leggo, costante scambio informativo per lo svolgimento condiviso di attività istituzionali e per favorire la ricerca di informazioni nei settori di competenza e il loro scambio. Ricordiamo che queste operazioni, questi scambi di informazioni avvennero anche tenendo all'oscuro la persona che era la persona del dottor Sebastiano Ardita a capo dell'ufficio detenuti e trattamento del DAP. In particolare il dottor Ardita ricoprì questo ruolo dal 2002 al 2011. Ora, in attesa di approfondire con i nostri ospiti temi in modo più specifico, noi ci siamo posti alcune domande. In particolare, visto che sono state le finalità che si perseguivano con queste operazioni di ricerca di informazioni, vista questa struttura parallela che si era venuta a creare, sottratta ad ogni controllo, soprattutto della magistratura, ci chiediamo: queste procedure, l'utilizzo di queste informazioni fu voluta solamente dal DAP e dai servizi, oppure ci fu l'input di qualche altra entità? Poi, quali benefici avranno ricevuto questi mafiosi o comunque questi detenuti che sono stati attenzionati dai servizi e sono stati coinvolti in queste attività di acquisizione di informazioni? Quanto denaro è stato speso per remunerare queste informazioni? Chi lo ha ricevuto e come lo ha utilizzato? E poi, a parte i casi noti di detenuti, di cui poi ci parleranno i nostri relatori, che sono stati attenzionati dai servizi, quanti altri detenuti e quali sono stati effettivamente coinvolti? E queste informazioni che eventualmente questi detenuti hanno comunicato, erano veritiere oppure avevano comunque lo scopo di deviare in qualche modo l'attività dell'autorità giudiziaria? E in ogni caso, come sono state utilizzate dai servizi segreti che le hanno ottenute? E poi, la mancata conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria
dell'esistenza di queste strutture, di questo scambio di informazioni, di queste operazioni, come ha influito sulle indagini contro la criminalità organizzata e come ha inciso, come ha rallentato la conoscenza di quelli che erano i rapporti tra lo Stato e la mafia. Quindi, in conclusione, con queste operazioni e con queste ricerche di informazioni all'interno del carcere si è fatta veramente un'attività di prevenzione a tutela dello Stato da pericoli come era stata concepita dal dottor Falcone, dal decreto legge applicato, approvato nel 91, oppure possiamo e dobbiamo parlare di nuovo di una nuova trattativa tra alcuni organismi dello Stato e la criminalità con altri e diversi fini? Ecco, queste sono le domande che noi ci poniamo e che speriamo i nostri relatori possano in qualche modo chiarire nel corso di questo dibattito. Io adesso introdurrei i lavori facendo una domanda a Salvatore Borsellino, fratello appunto del giudice Paolo, che ha seguito da sempre queste tematiche, e gli chiedo, Salvatore, nel processo Borsellino-Quater è emerso che ci sono state torture fisiche e psicologiche a carico di Vincenzo Scarantino, c'è stato un suo indottrinamento da parte di alcuni funzionari di polizia, ci sono stati colloqui investigativi ai quali Vincenzo Scarantino veniva sottoposto, anche se in realtà già collaborava, tra virgolette, con la giustizia. Si è saputo quello che è stato il ruolo di Arnaldo La Barbera e della sua squadra, dei componenti della sua squadra Falcone Borsellino. Si è saputo poi anche che Arnaldo La Barbera era stato componente e uomo dei servizi. Ecco, una volta apprese tutte queste informazioni, tu che idea ti sei fatto del carcere, di tutto ciò che vi ruota intorno nelle trattative tra criminalità e uomini delle istituzioni deviate? E queste iniziative che sono state prese nel caso specifico, che impatto hanno avuto nelle indagini sulla strage di Via D'Amelio e sul relativo depistaggio? Salve, buonasera a tutti. Io, come sapete, vi posso dare un apporto non tecnico, ma semplicemente emozionale, perché per quanto riguarda i discorsi tecnici io mi appoggio a tutte le persone che insieme a me conducono questa lotta nel mio movimento. Vedete, il mio rapporto con il mondo delle carceri comincia con le ho vive nella mia memoria, con le immagini delle gabbie nel maxi processo, dove per la prima volta si vedevano dietro le sbarre quei componenti delle associazioni mafiose. Per me vederli dietro le sbarre era qualcosa di particolarmente emozionante, perché io ero da pochi anni dovuto andare via dalla Sicilia, anche perché la Sicilia era proprio preda di quelle persone che adesso finalmente vedevo dietro le gabbie. Però quello che notavo era che, nonostante fossero nelle gabbie della struttura del macchio processo, quelle persone dentro le gabbie mantenevano un atteggiamento quasi di sfida, quasi di una vera e propria sfida nei confronti dello Stato. Me ne sono reso conto quando poi, dei motivi di tutto questo, quando ho saputo che cos'erano veramente le carceri a quel tempo, quando ho saputo dei festeggiamenti che si svolsero nel carcere del Luciardone a Palermo per la morte di Falcone, festeggiamenti che facevano il paio con i festeggiamenti che si svolsero a Palermo per la morte di Falcone nei salotti bene di Palermo, perché ancora una volta il rapporto tra mafia e società di un certo tipo aveva dato i suoi effetti, quel rompi coglioni di Giovanni Falcone era stato eliminato, e quindi da un lato festeggiava la mafia, dall'altro si festeggiava anche in tanti salotti di Palermo. E quando poi ho saputo anche delle casse di champagne che erano state fatte arrivare nel carcere del Luciardone per festeggiare anche la morte di mio fratello, di Paolo Borsellino, quella volta però le cose andarono diversamente, perché la mattina dopo degli aerei militari presero tutti i capi mafia detenuti e vennero trasportati a Pianosa, vennero trasportati alla Sinara, in quei carceri di massima sicurezza che c'erano una volta, che purtroppo non ci sono più come quelli, perché sono stati eliminati, nei quali finalmente si interrompevano i rapporti che anche all'interno delle carceri i
criminali mafiosi hanno potuto sempre continuare a mantenere con i loro accoliti all'esterno. E rapporti che una volta c'erano ed erano non c'era una maniera di contrastarlo fino all'avvento appunto del 41 bis. Tanto è vero che io credo che questo sia stato sempre un punto fondamentale, il carcere sia stato sempre un punto di fondamentale nei rapporti, nelle trattative che da sempre si sono svolte, non soltanto in occasione della strage di Via D'Amelio, ma che da sempre si sono svolte tra mafia e pezzi deviati dello Stato. Tant'è vero che se andiamo a vedere i punti del papello, su 12 punti, ben 5 o 6 punti riguardano proprio il carcere duro. Il secondo punto nel papello che è stato consegnato da Massimo Ciancimino riguarda l'annullamento del 41 bis. Il sesto punto riguarda gli arresti domiciliari dopo i 70 anni di età. Il settimo punto riguarda la chiusura delle supercarceri. L'ottavo punto riguarda il fatto che la carcerazione possa avvenire vicino alle case dei familiari. Il nono punto riguarda il fatto che nessuna censura ci debba essere sulla posta dei familiari. Quindi si vede proprio dai punti del papello, che è al centro della trattativa, come il carcere sia stato sempre un punto centrale nella rivendicazione dei mafiosi. Perché il mafioso accetta di poter fare il carcere, accetta di poter andare in carcere, non accetta di dover morire in carcere, non accetta che dall'interno del carcere, come è sempre successo, non possa continuare a esercitare la sua influenza sulle famiglie che all'esterno e che non possano all'interno delle carceri svolgersi quei veri e propri rapporti che hanno fatto sì che all'interno delle carceri tante diciamo criminali abbiano fatto una vera e propria scuola e siano stati istradati come per esempio mi ha raccontato Gaspare Mutolo e dei suoi rapporti all'interno delle carceri con altri criminali. A parte i rapporti che poi proprio all'interno delle carceri si sono potuti svolgere tra mafia e terrorismo nero, diciamo che tanto purtroppo effetto ha avuto sulle stragi che si sono svolte in Italia. Ecco, purtroppo i tempi di Pianosa, i tempi della Sinara sono finiti. Quello che a me era sembrata veramente finalmente una reazione dello Stato al quello che mi era sembrata l'alba dopo la morte di mio fratello, la possessione di mio fratello, tanto da farmi arrivare a dire che se Dio aveva voluto che mio fratello morisse perché la sorte del nostro paese potesse cambiare, perché finalmente fossimo liberati da quel cancro che è la mafia, purtroppo si è rivelato solo un miraggio. A poco è cominciato la controriforma. Sono venuti fuori i mafiosi, sono venuti fuori dal 41 bis per quello che Conso disse una sua decisione autonoma e io faccio il confronto tra quello che è successo oggi per i mafiosi che sono venuti fuori e quello che è successo allora quando quei mafiosi vennero messi fuori dal 41 bis. Allora non ci fu come adesso una vera e propria relazione dell'opinione pubblica. Ma da quel momento in poi, da quando ha Conso in poi, è cominciato tutta una serie di cambiali che sono state pagate proprio per pagare proprio le cambiali che erano state contratte nel corso di quella trattativa. E quello stesso rendere stabile il 41 bis che tu hai citato, Alessandro, in effetti quello non fu un rendere stabile, fu un permettere. Diversamente a quello che succedeva prima, che i mafiosi potessero essere messi fuori dal 41 bis, perché fino a quando ogni 6 mesi, non mi ricordo ogni quanto, dovevano essere rivista quella legge, tutte le domande che erano state presentate dagli avvocati per poter mettere fuori i mafiosi dovevano ricominciare da capo. Invece con la cosiddetta stabilizzazione di cui il governo Berlusconi si fregiò di avere finalmente reso più stabile il 41 bis, fu invece nient'altro una maniera che fare esattamente il contrario. Ecco, le carceri purtroppo poi sono state sempre in qualche maniera una zona franca. Io ricordo i suicidi in carcere, i cosiddetti suicidi, ricordo il suicidio
di Gioè in carcere, che fu tutt'altro che un suicidio. I suicidi che avvengono sempre nei momenti più opportuni. Ricordo la stessa morte di Provenzano, che non ho mai non è stata mai chiara. Provenzano forse non avrebbe mai parlato, ma nel momento in cui si sparse in qualche maniera la voce che Provenzano potesse parlare, sappiamo tutti la fine che ha fatto Provenzano, perché ripeto, purtroppo le carceri in qualche maniera sono state una zona franca, e lo dimostra le vere e proprie torture che cui è stato sottoposto Scarantino nei carceri della Sinara, dove la Barbera poteva fare impunemente il suo mettere in atto quello che fu quel depistaggio che finalmente è venuto alla luce e che fu un depistaggio di Stato, perché uomini dello Stato costrinsero con torture fisiche e psicologiche Scarantino a dire il falso. E io non ho avuto pace, sono una delle cose di cui più mi sono contento del risultato del maxi processo è stato il fatto che Scarantino finalmente è stato, se non assolto, almeno è stato stabilito che le calunnie per cui era stato accusato sono state tutte di torture e di vere e proprie torture fisiche e psicologiche. Ecco, io a questo punto mi fermo e lascio a chi ha più, in maniera più tecnica, a parlare di questi argomenti che sono importantissimi. Grazie. Grazie a te. Buon pomeriggio.